Uno, gli apporti. Che cosa sono i piccoli doni divini? Per noi sono gli apporti e in genere le materializzazioni di piccoli oggetti che avvengono durante le riunioni medianiche. Gli apporti appaiono in luoghi dove prima non esistevano o, nel caso di asporti, scompaiono dai luoghi dove prima esistevano. Per l'esperienza di chi scrive, gli asporti qualche volta ricompaiono, mentre altre volte scompaiono definitivamente. Perché doni divini? Perché così ha chiamato gli apporti l'entità Enzo, la guida fisica del cenacolo Umanità in Movimento. Nelle prime pagine di questo libro pubblichiamo la foto di un apporto materializzato presso questo cenacolo. La guida ha parlato di doni divini per indicare i piani superiori di esistenza da cui gli apporti provengono. I piani, per quanto riguarda i fenomeni fisici, sono il piano mentale, dove l'oggetto è concepito, e il piano astrale, da dove l'oggetto si materializza nel piano fisico. Chi è pronto può riflettere anche sul fatto che ogni volta che diciamo o ascoltiamo la frase "ti stavo chiamando" o "ti stavo pensando", siamo testimoni di un fenomeno spirituale diffusissimo. Infatti, anche la telepatia proviene dal piano superiore di esistenza, chiamato piano mentale. I maestri avvertono però che, come accade per la telepatia, che è un fenomeno del tutto inconsapevole, non tutti gli apporti avvengono per l'intervento di entità. Alcuni sono prodotti dallo psichismo del medium, che è un'esclusiva attività mentale dello strumento. Spesso però, per particolari motivi di divulgazione, negli apporti interviene la regia di entità chiamate guide fisiche. Gli apporti appartengono alla tipologia dei fenomeni fisici, ma diventano sempre più rari perché i maestri immateriali, dopo aver scosso nei secoli precedenti, attraverso vari medium, l'attenzione della gente con imponenti fenomeni fisici, iniziano adesso a dare spazio agli insegnamenti spirituali. Ed ecco i grandi cenacoli che per decenni erogano insegnamenti sempre nuovi, che noi chiamiamo anche strutture di pensiero, perché sono capaci di rispondere agli eterni interrogativi sulla vita e sul dopo vita.